con questo nostro terzo incontro, come sapete che stasera abbiamo con noi Francesco Gesualdi, che è uno dei fondatori e coordinatori del Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Vi leggo brevemente un po' una sua curriculum vitae. Nato a Foggia, giunge a Gardiano nel 1956, perché ha un trascorso vissuto, io dico, che a me emoziona molto, perché lui è stato un allievo di Don Milani fino al 1967 ed ha partecipato alla stesura di un libro che penso abbiamo letto tutti, che ci fa un po', ci fa mettere dritti quando lo leggiamo, che è Lettera a una professoressa. Nel 1968 ha frequentato il corso annuale per quadri sindacali della CISL e ha completato la sua formazione in campo economico. Dal 71 al 74 insegna alla scuola di servizio sociale a Calenzano, in provincia di Firenze, e poi è arrivato in Bangladesh per un servizio di volontariato di circa 2 anni. Nel 1982 ha pubblicato un libro dal titolo Economia, conoscere per scegliere, che è un testo di divulgazione economica destinato agli esclusi dalla lettura. Nel 1983 si trasferisce a Vecchiano, in provincia di Pisa, per vivere un'esperienza semicomunitaria con altre famiglie, decisa a dare solidarietà concreta a situazioni di difficoltà. All'interno di questa iniziativa fonda il Centro Nuovo Modello di Sviluppo per affrontare da un punto di vista politico i temi della insostenibilità ambientale, della povertà, della fame e del disagio nel nord come nel sud del mondo. Attualmente è pensionato e coordina a titolo di volontariato il Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Tra la sua attività, appunto, si è molto concentrata, anche se poi adesso veniamo insieme in macchina, ci ha raccontato un po' l'attività che svolge in questa co-housing, se non sbaglio, in termini moderni, poi magari qualcosa ci potrà dire e raccontare, però diciamo tra le attività principali di questa, la sua attività riguarda appunto quelle promosse dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo, e tra le campagne più importanti promosse dal Centro ricordiamo la campagna Chi Quarzana per garantire un indennizzo alle 87 vittime dell'incendio ad Azzilli, la campagna Chiquita concordata con i sindacati del Centro America per garantire i diritti sindacali ai lavoratori delle piantagioni di banana, la campagna Acquisti Trasparenti per ottenere una legge che induca le imprese a rispettare i diritti dei lavoratori, e la campagna del Monte per chiedere l'aumento dei salari e l'abbandono di pesticidi pericolosi nella piantagione di ananas in Kenya. Il Centro diffonde i risultati delle sue ricerche attraverso corsi per insegnanti, seminari, per tutta la cittadinanza popolare, articoli e libri. Ha pubblicato i giornali iCare e Economia. Dal 2000 collabora con Altra Economia. Ci ha lasciato anche una certa lista di pubblicazioni, ma magari se siete interessati ne possiamo parlare. Io darei dopo questo subito la parola a Francesco, ringraziandolo di essere qui con noi, e lo siamo molto contenti di poter ascoltare. Bene. Buonasera, era previsto che si proiettasse un PowerPoint, sembra che il computer arriverà, e nel frattempo così vi racconto qualche altra cosa sulle attività del centro, un centro che così è venuto alla ribalta soprattutto per il tema del consumo critico che forse molti di voi conoscono. Noi siamo stati tra quelli che all'inizio, quando ancora non esisteva il commercio della solidarietà in Italia, abbiamo dato un forte impulso così affinché venisse conosciuto, e poi appunto queste campagne nei confronti delle imprese. E forse può essere interessante per voi riuscire a capire un attimo qual è stato il percorso che noi abbiamo svolto come Centro Nuovo Modello di Sviluppo, che lo preciso è una piccola realtà di documenti di ricerca e di documentazione, di proposta culturale e politica, che è nata all'interno di un'iniziativa sociale più ampia portata avanti da un insieme di famiglie. Questo è un pochino la nostra caratteristica, è un'iniziativa che nasce per iniziative di alcuni nuclei familiari che si sono incontrati così alla fine degli anni 70, tutti noi provenivamo da un certo tipo di esperienza, impegno in ambito sociale, impegno in ambito politico, impegno anche in ambito sindacale, e contemporaneamente anche così impegno nell'ambito dell'accoglienza e della solidarietà. Così, confrontandoci un pochino sui risultati raggiunti, ci lamentavamo un pochino a vicenda del fatto che nonostante così tanto impegno che mettevamo, poi i risultati erano abbastanza scarsi, un'esperienza che facciamo un pochino tutti per la verità.
Allora ecco, maturò questa idea, ma perché non andiamo a vivere insieme, chissà che condividendo risorse, condividendo spazi e soprattutto condividendo un progetto riusciamo ad essere un pochino più efficaci. Così ecco, noi ci siamo mossi dalle nostre case, abbiamo così recuperato le vecchie case da contadini e in questa casa abitiamo alcuni nuclei familiari animati appunto dalla volontà di portare avanti questo progetto che al tempo stesso è sociale e politico. Allora ecco, una delle gambe del nostro progetto è appunto quello di tentare di capire quali sono i meccanismi del provvedimento a livello mondiale ed è stato proprio a partire da questa prospettiva che poi abbiamo sviluppato tutte le proposte che appunto ci hanno fatto conoscere all'esterno. E diciamo che la grande domanda dalla quale noi siamo partiti è come mai un mondo tanto ricco produce tanta povertà? Perché noi viviamo in un mondo ricco, non abbiamo bisogno di leggere, non abbiamo bisogno di guardare la televisione, basta che ci guardiamo addosso, basta che guardiamo i vestiti che portiamo, le auto su cui viaggiamo, cosa entra nei nostri piatti, cosa finisce addirittura nella nostra pattumiera e ci rendiamo conto che non soltanto viviamo così nella ricchezza, ma addirittura viviamo nello spreco. Ecco. Contemporaneamente un dato che forse ci sfugge è che questa è una condizione di vita, un privilegio riservato ad una minoranza, un 15-20% della popolazione mondiale vive in questa condizione. Se concentriamo l'attenzione sul numero di persone che vivono nel cosiddetto nord del mondo, e quando si parla di nord del mondo si intende dire Europa, America del Nord, Giappone, Australia, beh, noi non rappresentiamo più del 14% della popolazione terrestre, eppure, nonostante questo, noi ci appropriamo del 75% delle risorse che vengono prodotte annualmente a livello planetario. Ecco, purtroppo la stragrande maggioranza della popolazione a livello terrestre vive in una condizione di miseria, addirittura 3 miliardi di persone vivono in una condizione di miseria estrema, di cosiddetta povertà assoluta, per cui sono nell'incapacità di soddisfare perfino i bisogni fondamentali, come così la capacità di incamerare almeno 2.500 calorie, che secondo la FAO sono le calorie minime per rimanere in vita, la possibilità di avere accesso all'acqua potabile, la possibilità di avere un tetto che sia degno di questo nome, la possibilità di poter curare malattie banali come una bronchite o una dissenteria, la possibilità di poter mandare i propri figli a scuola almeno per i primi anni elementari. Bene, 3 miliardi di persone, quasi la metà della popolazione mondiale, non è in condizione di soddisfare i bisogni fondamentali. E questo dal nostro punto di vista è un gravissimo scandalo, perché sappiamo tutti molto bene che il pianeta Terra ha risorse sufficienti per riuscire a far vivere dignitosamente tutti i suoi abitanti. Ebbene, noi ci andava di capire in che modo avevamo prodotto questo tipo di risultato e avevamo chiaro che se volevamo sciogliere il nodo dovevamo tuffarci nei meccanismi dell'economia internazionale. E sapevamo che così la spiegazione si annidava nel modo in cui il commercio è organizzato, la finanza è organizzata. Quindi ecco, ci siamo buttati a capofitto a studiare questi meccanismi e appunto sono emerse abbastanza rapidamente le strade che poi conducono a questo tipo di risultato. Oltre alle strade sono emersi anche i protagonisti, non soltanto i governi del nord, ma anche i governi del sud, anche le grandi istituzioni, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, tutto è strutturato per riuscire così a consentire che la ricchezza sia concentrata nelle mani di pochi, mentre in più purtroppo devono vivere una situazione di disagio estremo. Bene, quindi ecco, i meccanismi li abbiamo messi a fuoco, però naturalmente noi non siamo un centro di ricerca, non siamo un centro universitario, noi siamo un gruppo militante, per noi il sapere ha senso soltanto se alla fine è orientato all'azione, se non c'è questo collegamento diretto tra assunzione di consapevolezza e poi darsi da fare affinché le cose cambino, il sapere diventa un'altra forma di consumismo, diventa addirittura uno schiaffo ulteriore, che noi diamo alla povera gente, noi siamo i bravi, noi siamo le anime belle che invece di andare a dilettarsi allo stadio o in discoteca, naturalmente siccome sono acculturati, si acculturano con le disgrazie degli altri. Però ecco, ripeto, questo è un ulteriore affronto che noi facciamo a questa gente, noi invece dobbiamo assolutamente cercare di trasformare la consapevolezza in azione. Ecco, per cui ricordo che non fu semplice
e fare questo tipo di passaggio. Ora che sappiamo, ora che ci siamo messi in condizione di conoscere i meccanismi, che cosa facciamo? E ricordo che capimmo un altro passaggio, capimmo che per riuscire a sciogliere questo nodo dovevamo sciogliere un nodo che sta a monte. Il nodo che sta a monte è: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale che tipo di ruolo abbiamo? E qui fondamentalmente i ruoli possibili erano due. Primo, siamo soltanto degli spettatori passivi. Noi siamo praticamente come coloro che vanno a teatro e assistono dai sedili uno spettacolo che si svolge sul palcoscenico. Siamo in platea ed assistiamo a questo spettacolo. Che cosa possiamo fare in una condizione di questo genere? Beh, se lo spettacolo ci è piaciuto possiamo battere le mani, se non ci è piaciuto possiamo fischiare, se addirittura ci siamo organizzati con un po' di lettura marcia o di qualche pomodoro possiamo lanciare alla tuta o il pomodoro, ma non possiamo fare un po' di più. Diversa è la situazione se invece facciamo parte della compagnia teatrante. Beh, allora ecco, noi abbiamo un contatto costante con il regista, vediamo il copione di via che viene scritto, se per caso il copione che si sta scrivendo non ci piace, possiamo chiedere che venga modificato. Se poi il regista è sordo alle nostre sollecitazioni, nel bel mezzo della recita possiamo anche dare anche qualche battuta a quel copione. Beh, allora capimmo che se noi arriviamo alla conclusione che siamo così protagonisti attivi della grande macchina, da una parte aumenta la nostra responsabilità, però dall'altra aumentano anche i nostri margini di intervento. Abbiamo più spazi a nostra disposizione. Allora ecco, dovevamo capire se noi abbiamo soltanto un ruolo passivo o se invece siamo protagonisti attivi della grande macchina economica internazionale, e per sciogliere questo nodo ci bastò fare attenzione a quel gesto banale che noi compiamo tutte le mattine quando siamo ancora in vestaglia, quando siamo ancora in pigiama, noi ci avviciniamo alla credenza, prendiamo un calato del caffè e riempiamo una confettiera. Quando noi compiamo questo gesto così banale, così familiare, che ci piaccia o meno, entriamo in rapporto con un bracciante del Brasile, con un contadino del Kenya o con un contadino della Costa d'Avorio. I primi personaggi che incontriamo al mattino, prima ancora di aver salutato il nostro compagno, la nostra compagna, i nostri figli, è il contatto con questi personaggi lontani attraverso questo prodotto particolare che si chiama caffè. Si è accesa una lampadina, capimmo che il nostro coinvolgimento con la macchina economica internazionale passa quantomeno attraverso i consumi.